Ora vediamo la propagazione degli errori nel caso del volume geometrico di un cilindro. Misuriamo l'altezza, 6,6 cm, e il diametro, indicato con questo simbolo, 1,2 cm. Le incertezze di misura sono sottintese e sappiamo che l'ultima cifra scritta oscilla di più o meno 1. Quindi abbiamo un errore di 0,1 cm su entrambe le misure, come scritto qua. Ci serve il raggio per calcolare poi il volume come area di base per altezza. L'area di base, siccome la base è un cerchio, ci serve l'area del cerchio, pi greco r alla seconda, per l'altezza. R è il raggio, è metà del diametro, quindi dimezziamo sia la misura, 0,60 cm, ma anche l'incertezza, 0,05 cm. Infatti, quando una misura si dimezza, anche la sua incertezza si riduce, come per esempio quando misuriamo lo spessore di un foglio da solo, oppure misuriamo lo spessore di un pacco da 500 fogli e poi dividiamo per 500 lo spessore. E l'incertezza, se per esempio commettiamo un errore di un millimetro sui 500 fogli, su ciascun foglio commettiamo un errore di un cinquecentesimo di millimetro, perché l'imprecisione, l'incertezza di misura si va a dividere per il numero dei fogli. Qui lo stesso, anziché diviso 500, è diviso 2. Quindi l'incertezza di un millimetro va a dimezzarsi su ciascun raggio, perché il diametro è formato da due raggi. Il diametro è incerto con un millimetro di incertezza, ciascun raggio avrà un'incertezza di mezzo millimetro. Eccola qua. Dunque ora possiamo calcolare il volume del cilindro. Basta fare l'operazione pi greco raggio alla seconda per l'altezza. Pi greco in realtà è un numero che ha infinite cifre decimali, un numero illimitato, non è periodico e non è 3,14. 3,14 è soltanto un valore approssimativo. Noi dobbiamo usare il valore esatto che è memorizzato sulla calcolatrice con un tasto apposito. Quindi pi greco dobbiamo prendere il valore esatto. Per il raggio alla seconda, per l'altezza, le unità di misura non ce le dimentichiamo e alla fine il risultato del volume è questo, centimetri cubi. E questa, come al solito, è la parte semplice. La parte complicata viene quando uno deve calcolare l'incertezza delta V da associare a questa misura del volume. Siccome il volume è una moltiplicazione di quattro fattori, pi greco RRH, allora bisogna applicare la regola della propagazione degli errori, quella che vale per le moltiplicazioni, cioè bisogna sommare tutti gli errori relativi, l'errore relativo sul pi greco, sul raggio e sull'altezza. Ed eccoli qua i quattro errori relativi. Ora, il pi greco, se avevamo utilizzato il valore esatto, quello che sta memorizzato sulla calcolatrice, l'errore relativo è 0. Se invece abbiamo utilizzato 3,14 per fare il calcolo di prima, allora è un valore approssimativo e l'incertezza, diciamo l'approssimazione che abbiamo commesso, l'imprecisione che abbiamo commesso sul valore di pi greco, che in realtà era 3,14, 1,59, eccetera, eccetera, questa imprecisione è data dalla differenza fra il valore esatto e il valore approssimato che abbiamo usato noi. Quindi la differenza è circa 0,0016, valore esatto meno valore approssimato. Quindi dobbiamo calcolare l'errore relativo che abbiamo commesso avendo approssimato pi greco con 3,14. Questo errore relativo si calcola come l'errore che abbiamo commesso sul pi greco, delta pi greco, diviso il valore esatto di pi greco. Quindi abbiamo commesso un errore che all'incirca è piccolo. È lo 0,5 per 1000, comunque un piccolo errore l'abbiamo commesso. Poi dobbiamo sommare gli errori relativi del raggio e dell'altezza. Il raggio, come al solito, l'errore relativo si calcola prendendo l'incertezza del raggio, che era 0,05 cm, diviso la misura del raggio, 0,60 cm. Le unità di misura non le ho più scritte, perché tanto sappiamo che si semplificano centimetri e centimetri, 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 quindi alla fine vengono tutti numeri puri, senza l'unità di misura. L'errore relativo sul raggio è 0,0833 periodico sarebbe. Lo devo calcolare due volte, perché nella formula il raggio è moltiplicato per due volte.
Ce lo ricordiamo da qui, la formula del volume pi greco R per R per H. Poi, infine, l'errore relativo sull'altezza, 0,1 cm diviso la misura, quindi l'incertezza diviso la misura, 0,0, 15, 15, e poi li devo sommare tutti questi errori relativi per trovare l'errore re relativo del volume. Quindi la somma di tutti fa circa 0,1823, è circa il 18%, che significa? Che la nostra misura di volume, che avevamo calcolato prima, circa 7,46 centimetri cubi, è incerta per 18 parti su 100, quindi ha un 18% di incertezza. Come al solito, per trovare l'errore assoluto, dobbiamo invertire la formula dell'errore relativo e quindi moltiplicare l'errore relativo per il volume. L'errore relativo 0,1823 sarebbe il 18% di prima. Per il volume dobbiamo ricordare, come sempre, di inserire l'unità di misura. Il volume è espresso in centimetri cubi e l'errore assoluto, delta V, viene 1,36 centimetri cubi circa. La propagazione degli errori è finita. Adesso possiamo scrivere la misura finale. Il volume 7,4 più o meno l'incertezza, centimetri cubi. Naturalmente non si può lasciare scritta così la misura perché ha troppe cifre. Dobbiamo cominciare come sempre dall'incertezza, togliere le cifre, non lasciamo una cifra sola, perché abbiamo visto che quando viene un po' più di 1, 1,3, 1,4, è meglio lasciare due cifre, perché sarebbe troppo drastico approssimare 1,4 con 1. Quindi 1,36 diventa 1,4 e poi si aggiustano i decimali della misura lasciando un decimale come l'incertezza, 7,5 più o meno 1,4 centimetri cubi, l'ho riscritto come millilitri, tanto è lo stesso. E questa è la misura finale del volume del cilindro.